Il Nobel del 97 sarebbe da attribuire all'architettura e in parte alle arti figurative, vista l'inclinazione di Faux alla pittura e il suo dichiararsi da sempre pittore professionista e un dilettante del palcoscenico. La pittura l'hanno scoperta quelli che mi hanno premiato soltanto quando sono arrivato là, perché ho fatto un fumetto incredibile, disegnato. 200 pezzi di varie grandezze sparsi nel centro storico della Repubblica in un atelier a cielo aperto con giovani e pubblico per far parlare le figure colorate che rivivono a ogni spiegazione riproposta dall'artista. Il quarto stato, Dario Fo e Franca Rame, a San Marino una grande mostra celebrativa del Nobel 97, l'ultimo italiano premiato. Mi vergogno, ragazzi, ho pianto davanti Fratelli d'Italia, d'Italia Sedestra. Incredibile, la notizia è questa, Dario, è la notizia del giorno, eh? Hai pianto davanti all'inno nazionale, la notizia. Il lavoro di Dario Fo, anche in grafica e pittura, è squisitamente politico, nel senso nobile, ormai decaduto, della parola. Per la gente, polis, l'arte di Dario è anche nostra, cioè di tutti, in un vero e proprio Fo di petto. Dovete essere dentro la rivoluzione espressiva. Fatelo, per favore. Grazie.